Marco Marucco. Marco Maranzi, Marco Marucco, insomma. Siamo quasi sì, siamo quasi sì. Potremmo essere confusi. 5 minuti, vai, che abbiamo ancora. Rimango sicuramente nel tempo preordinato. Io voglio dire, mi chiamo Marco Marucco, sono di Parma. Dove c'è una fortissima presenza di iscritti individuali alti, è una delle province con più iscritti individuali alti. Di iscritti individuali alti, appartengo anche a un partito politico. Volevo dire questo, che è il Partito Liberale Italiano, se volete sapere questo. E soprattutto sono molto impegnato personalmente con alcune persone qui presenti, se volete vi faccio anche i nomi, sugli attuali referendum nei comitati per il no a queste riforme costituzionali. Io sono personalmente impegnato nel comitato di Parma, alcune persone sono qui presenti, sono nel comitato nazionale, appartengono alla mia stessa, alla nostra stessa area politica, e in questi comitati è molto variegata l'opposizione alle riforme di Renzi. Voglio ricordare il passato, 1981, correggetemi la data se mi sbaglio, un'instaurazione di regime autoritario lo voleva un certo Licio Gelli con una certa organizzazione che si chiamava Loggia P2. 2006, giugno, c'è stato un referendum in cui il 67% della popolazione italiana, quindi di tutte le aree politiche, ha detto no alle riforme che sostanzialmente erano anche queste. Adesso 2016, 10 anni dopo, c'è ancora un referendum su queste riforme istituzionali. Ricordo che il mio partito nel 2006, notizia passata inosservata, fino alle elezioni politiche del 2006 faceva parte del cosiddetto centrodestra con lista alleata. Col referendum si è posto all'opposizione delle riforme Bossi-Berlusconi, da allora Berlusconi è diventato il nemico. Voglio dire questo, adesso siamo nemici di queste riforme che sostanzialmente sono la stessa cosa, l'instaurazione del regime autoritario. Riguardo a chi possa essere, chi non possa essere dell'ALDE, poi volevo dire la mia opinione. Mi è stato detto io posso far parte della mia bocciofila, posso far parte di un partito che si dice liberale, organizzazione politica e culturale, benissimo. Se un partito però appartiene al Partito Popolare Europeo, mi riferisco a Forza Italia, 1994, prime elezioni europee, due europarlamentari di Forza Italia sono stati espulsi, sono stati citati i nomi, perché hanno detto noi siamo liberali e andiamo nel gruppo ELDR, allora si chiamava così, non nel Partito Popolare Europeo. E lo stesso si è posto il problema, Partito Democratico, prime elezioni europee a cui ha partecipato con questo simbolo, aveva il sovralogo del Partito Socialista Europeo, per me è incompatibile, quindi uno iscritto a Forza Italia o al Partito Democratico, per la mia personale opinione, secondo me non può aderire all'area.